Questo gesto antiviolenza può salvare la vita di una donna, come è successo qualche giorno fa a Milano. Un uomo stava portando una ragazza in un appartamento contro la sua volontà, minacciandola. Lei, con la scusa di andare in bagno, è entrata in un McDonald's e ha fatto questo gesto a una cameriera, che ha capito subito chiamando la polizia. O come è successo quest'estate. Una ragazza è stata costretta a entrare in macchina dal suo ex compagno violento e mentre passavano vicino a un posto di blocco ha fatto questo gesto. Così la gente ha fermato subito l'auto, salvandola. Questo è il Signal for Help. Nasce in pieno lockdown per dare uno strumento in più alle donne vittime di violenza. Si piega il pollice della mano lasciando prima le quattro dita in su e poi chiudendole in un pugno. Il gesto è volutamente discreto per evitare di essere notate dal proprio aguzzino. Per esempio si può utilizzare quando si è a casa durante una videochiamata con degli amici, in un supermercato, in una farmacia o in un ristorante. È molto importante che chi veda una ragazza o donna fare questo gesto non la metta in pericolo facendole domande o esponendola. L'ideale è avvertire subito le autorità senza farsi vedere da chi è con lei. Potrebbe bastare un attimo per salvare una donna da un uomo violento.